Senza infamia e senza vittoria, il Chieti esce indenne anche da Faenza, ottavo risultato utile consecutivo, accusando però l'anemia offensiva, ma ribadendo le grandi virtù di Cerniera nella compatta retroguardia, cui comunque continua a mancare, e si vede e si sente, Alec Bolla. Contro gli emiliani i neroverdi rischiano pochissimo, come sempre, ma concludono di rado, come negli ultimi tempi. Gli innesti di Aquino e Padolecchia dalla Maceratese, il rientro di Bolla e una nuova performance di Grosso, a Faenza sottotono anche perché braccato e martoriato, tutto questo insomma potrà restituire nel derby col Forte Lanciano il sorriso agli ammusoniti ultra, tantissimi anche in terra faentina. A proposito, che ospitalità ragazzi, curva Volpi generosissima come di consueto, ma in vena di contestazioni strada facendo, di mira questo quell'atleta e di più in coda contro Buccilli, reo di aver rinunciato a Gallicchio o un'altra punta di prestigio proprio sul più bello. La gara, il Chieti ci mette idee e cuore in avvio, ha voglia di vincere in un campo dove si può. All'undicesimo Drago, tra i migliori, in becca sulla destra Zaccagnini, oggi nebuloso. L'ala tentenna e Marconato lo castiga. Replica unico brivido, Faentina al tredicesimo, rapido scambio al limite. Guarnieri sferra un rasoterra che Santoni ribatte alla grande. Quindicesimo, Grosso tenta senza giusta mira con questa solo. Diciassettesimo, su Grosso, lanciato da Coppola, esce Marconato. 28esimo, la palla d'oro sui piedi di Grosso, pasticcia la locale difesa, il diagonale di Fabione stranamente fuori misura. Poi 20 minuti solo d'agonismo, ci rimette il giallo Lauro che salterà il derby. Sussulti al 46esimo, prima una punizione di Ripaldi, ecco Santoni. Poi Grosso di destro sul primo palo, ecco Marconato. Ripresa, ci si attende altra storia, ma così non sarà. Solo molta confusione, complicata da un mediocre fischietto che nega il penalty a Gambadori e tirerà fuori all'87esimo il Faentino Minardi per dubbio fallo da ultimo uomo su Mosca. In mezzo, soltanto da segnalare al 31esimo, questa veloce e gustosa combinazione collettiva nero-verde con Barney al tiro impreciso. Poco per vincere meritando, ma la media inglese è perfetta e lassù in cima rimane ancora solo il Chieti. Ma penso che noi stiamo facendo i saldi mortali prima per mantenere questa categoria, che è una cosa più difficile. Io lo ripeto sempre, però la gente non lo capisce, probabilmente ho detto che sarà l'ultimo anno mio e forse lo sarà anche prima. Stiamo facendo i saldi mortali, siamo primi in classifica, abbiamo lavorato bene, stiamo risanando tutto quello, anche le bollette da 250 milioni che arrivano a Chieti, di chi ha creato debiti prima a questa società. La squadra sta lavorando bene, il mister con tanto entusiasmo. Oggi la partita, l'avete visto, la potevamo vincere, abbiamo mancato...